Bene, eccoci qui sulla pagina iniziale di eToro, o eToro, come si vuol dire all'inglese. Allora, prima di tutto ci viene presentata in questa pagina la lista dei nostri preferiti in cui possiamo andare ad aggiungere le aziende che vogliamo tenere sotto osservazione. C'è anche la possibilità di aggiungere dei mercati veri e propri, per cui materie prime, criptovalute, le valute, gli scambi valutari del Forex, ETF, indici o azioni singole. Sulla nostra sinistra abbiamo la lista dei preferiti, che è quella che abbiamo adesso, il portafoglio, cioè tutte le posizioni che abbiamo aperte. Come vedete qua non c'è niente. Ah, a proposito, è il conto demo. E guardate come sono stato bravo. Idiota Pasquale. Poi abbiamo qui la bacheca, in cui possiamo andare a vedere anche tutto lo stream di persone che hanno postato qualcosa. Come sai bene, eToro è una specie di social network per l'investimento, per cui è un broker, ma che funziona come se fosse appunto un social network. Poi abbiamo i mercati. Qui abbiamo i mercati in piano piano, ma possiamo anche selezionare appunto cripto, ETF, azioni singole, e poi qui andiamo a andare anche a selezionare lo stock exchange sul quale queste azioni sono quotate, e anche la tipologia di industria. I donanti dei mercati, abbiamo anche gli indici, le materie prime e le valute. Ci sono sia valute quelle un po' più esotiche che quelle tradizionali. Allora, poi c'è le persone. Queste persone, praticamente, come ben sai, una delle feature molto importanti, molto più che quelle che rendono eToro famoso, è il copy trading, cioè la possibilità di copiare appunto degli investitori che vengono qui messi, diciamo, per importanza, vengono messi in evidenza in base a un algoritmo di eToro specifico che indica anche qual è il profitto annuo di ogni singolo investitore. Poi anche con una lista degli investitori top, quelli che sono in tendenza in questo momento e quelli che sono maggiormente copiati. Poi abbiamo i copy portfolio, che sarebbero dei portfolio già creati da eToro che si possono andare a copiare e che sono, cioè, praticamente una specie, un mix, ecco, una specie di basket di tutto quello che può contenere ogni singolo copier. Per esempio, ci sono dei portfolio relativi a dei copy trading, per cui a delle persone vere e proprie. Ci sono dei market portfolio che vengono creati in base a determinati settori di mercato. Qui per esempio abbiamo le criptovalute, i dividend growth, panic mode, per cui sono tantissimi copy portfolio che si possono fare. E poi i partner portfolio che vengono creati appunto da dei partner di eToro. Poi c'è l'eToro Club, che praticamente si entra a far parte delle persone copiate, per cui la gente che può essere copiata va a far parte dell'eToro Club, e va bene. Poi ci sono tante altre cose che, insomma, si capiscono già perché come sono scritte, impostazioni e così via. Nelle impostazioni possiamo anche scegliere come impostare la nostra pagina iniziale, per cui bacheca, lista preferiti o portfolio, la lingua nella quale vogliamo selezionare il nostro portfolio. Poi qui in alto abbiamo il conto, quindi la tipologia del nostro conto qual è, il trading, come vogliamo vedere, diciamo, il nostro trading, la prima schermata che ci va ad apparire quando apriamo la schermata di trading, le notifiche, quale vogliamo ricevere e quale no, e anche la riservatezza, per cui se si vuole condividere il proprio profilo e i propri trader. Da questo tasto in alto si può passare dal portafoglio virtuale, che è quello in cui sono adesso, a quello reale, in cui praticamente si vanno a versare i soldi veri, come vedete c'ho zero, e per cui si possono fare i trading in reale. Adesso proviamo a fare una operazione in reale. Ti faccio vedere sia una operazione in questo momento che un'operazione ad ordine, perché in questo momento io sto registrando domenica 15 di marzo 2020, i mercati sono chiusi, ma non tutti, perché le criptovalute sono aperte, per cui proviamo a fare anche ad aprire un'operazione in criptovalute. Per esempio, diciamo che vogliamo andare a investire sull'indice Standard & Poor's 500. Digitiamo SP qui in alto e ci compaiono tutte quelle quegli asset che hanno SP nel loro nome. Qui abbiamo un ETF, come puoi vedere, SP Spotify e così via. E allora io voglio andare a investire nell'indice Standard & Poor's 500. Cliccando qui
si apre una pagina che spiega più o meno di cosa si tratta, il feed relativo a questo indice, le statistiche dell'indice a un giorno, una settimana, un mese, 3 mesi, 6 mesi, un anno, 3 anni e anche il massimo da quando eToro lo ha messo nel suo copy trading. Ci viene data anche una serie di informazioni come la variazione giornaliera, la chiusura precedente, la variazione di un anno e il rendimento da un anno a questa parte. Poi ci compare anche un grafico, che è un grafico molto basilare. E qui possiamo andare a selezionare appunto e a muovere il grafico per capire quali possono essere i nostri punti d'ingresso, studiare il grafico un po' più nel dettaglio. Vabbè, qui serve per fare lo zoom. Adesso diciamo che vogliamo investire in SP500. Come puoi vedere, puoi decidere di investire sul mercato, sia in acquisto che in vendita, e come vedi già la prima differenza qui è evidente, perché lo spread fra il costo d'acquisto e quello di vendita è più di 2 dollari. Per cui, perché questi broker a zero commissioni vivono? Perché appunto applicano questo spread che è tu non vedi in realtà, ma c'è, per cui tu paghi una commissione senza vederla. Per cui se tu vuoi aprire la operazione al mercato, selezioni qui, oppure cliccando sul prezzo, puoi decidere al prezzo a cui vuoi aprire la tua posizione. Per cui in questo caso diciamo che io volessi aprire la mia posizione di acquisto a 2007, così per fare a finta, vuoi investire 10.000 dollari? E qui puoi decidere che tipo di leva vuoi utilizzare, se vuoi semplicemente investire al costo reale, se vuoi fare una leva per 2, per 5, per 10 o per 20, e ti viene anche detto, ti viene anche detto quante unità vai a comprare qui con la leva. Un'altra cosa a cui bisogna fare attenzione è le commissioni. Siccome questi sono indici e non sono fondi o non sono ETF, per cui non è il vero sottostante, ma si tratta appunto di un qualcosa che è fittizio. E qui troviamo le commissioni giornaliere e di fine settimana, per cui nel weekend. E come vedi, se si aumenta la leva, anche le commissioni vanno ad aumentare. Per cui questo deve essere tenuto in considerazione nel caso in cui il nostro profitto non è quello che ci aspettiamo, perché appunto le leve vanno a impattare anche i costi che andiamo ad affrontare per una posizione. Se non vogliamo investire un importo, ma vogliamo comprare unità, possiamo dire semplicemente a eToro che vogliamo comprare tipo 75 unità, ad esempio, di questo indice. E lui in automatico seleziona l'importo che sarà andato a investire. Diciamo, se voglio investire 100 unità, l'importo sarà questo e così via. Possiamo selezionare all'interno dell'ordine anche uno stop loss e per cui possiamo impostare sia un valore di perdita del capitale oppure selezionare un prezzo in cui quest'ordine deve arrivare per far scattare lo stop loss. Diciamo che se adesso stiamo partendo nel 2007 e non vogliamo che andare oltre i 2680, ci dirà qual è la percentuale che stiamo accettando di stop loss, oppure possiamo dire non voglio perdere meno di 1000 euro in questa operazione e lui ti dirà qual è lo stop loss, la percentuale di capitale che puoi andare a perdere. Selezionando questa casella Trailing Stop Loss, semplicemente si va a dire al sistema che se il prezzo sale, anche il prezzo dello stop loss andrà a salire in maniera tale che si può massimizzare il nostro profitto. E anche qui si può selezionare un take profit. Per cui si può dire voglio fare 6.750 dollari di profitto oppure voglio che questa posizione venga chiusa quando il prezzo raggiunge 2.750 dollari. E poi impostiamo l'ordine. Ovviamente i mercati sono chiusi, per cui se andiamo in portafoglio non troviamo niente, ma se andiamo a cliccare su questa, la cronologia degli ordini, abbiamo tutti gli ordini che sono stati fatti in passato, ma se andiamo su questa casella con due freccette andiamo a vedere tutti gli ordini che sono stati piazzati. Come ho detto, ho fatto degli ordini a mercato per conto mio in precedenza, giusto perché ho un conto demo per cui faccio quello che voglio. Diciamo che abbiamo sbagliato,
non volevamo questo ordine, basta cliccare sulla X e l'ordine viene automaticamente cancellato. Andiamo a fare invece un'operazione adesso reale, il cambio Bitcoin dollaro adesso è aperto, per cui andiamo a digitare bit e ci compare subito. E andiamo a vedere che il Bitcoin in questo momento è in salita, per cui cosa voglio fare in questo momento? Voglio dire al sistema di aprire una posizione di vendita, perché penso che con le notizie che si sono susseguite durante il fine settimana riguardo al virus famoso del bat virus, io penso che i mercati negli Stati Uniti andranno a calare. Siccome questo è un cambio dollaro Bitcoin, voglio andare ad aprire una posizione di vendita, per cui vado a cliccare vendi e vado ad acquistare, non so, 10.000 dollari con una leva per 2, e voglio però fare un ordine a mercato e voglio dire al sistema di acquistare solo quando il prezzo raggiunge i 5.340. Poi voglio prendere un take profit a un importo che io selezionerò essere 5.002. E invece uno stop loss che purtroppo non può essere impostato a meno di una certa somma, questo lo decide sempre lui, che in questo caso è sui 1.675. Allora in questo caso c'è una certa differenza e imposto l'ordine. Come vedete, cliccando leva per 2, lui mi dà dei costi giornalieri di commissioni overnight. Non c'è un costo fine settimana perché il mercato è sempre aperto. Se io selezionassi 1, avrei invece questi costi. Per cui clicco più 2, imposto ordine. E adesso, visto che c'è uno spread, come ho spiegato prima, se vado nel mio portafoglio, troverò niente perché un ordine che parte solo quando il prezzo raggiunge questo valore. Però diciamo che adesso io invece voglio piazzare un ordine a mercato, per cui vado a cancellare questo ordine, vado a selezionare di nuovo Bitcoin e invece vado a mettere un ordine di vendita a mercato con una leva per 2, con un take profit di 5.200 e con uno stop, anzi mettiamo 5.100, tanto perché siamo sbroni, e lo stop loss in automatico lo seleziona lui mettendo uno trading stop loss. Apriamo la posizione e in questo caso, se andiamo nel portafogli, andiamo a vedere che è stata aperta la nostra posizione già in perdita, perché come ti dicevo prima c'è uno spread molto importante soprattutto sulle criptovalute. Se vai a controllare, se clicchiamo di nuovo su investi, vediamo che l'ordine d'acquisto è 5.504, l'ordine di vendita è 5.355. Ma qual è il prezzo reale in questo momento del cambio? 5.356. Per cui, come vedi, c'è una grossa differenza di spread che va a incidere anche sulla possibilità di fare profitto. In base andiamo anche a vedere il capitale che abbiamo disponibile, quanto abbiamo investito, comunque occupato anche dagli ordini, qual è il nostro profitto o perdita in questo momento e il nostro patrimonio virtuale sia in euro che in dollari. Se invece volessimo andare a copiare un portafoglio, andiamo per esempio a copiare questo panic mode che sembra rendere bene in questo momento, cliccando su investire, l'importo minimo credo che sia 5.000 dollari. Proviamo a vedere, se non sbaglio è 5.000. Ah no. Proviamo. Ecco, 2.000. Il minimo è 2.000 dollari. Per cui diciamo che io voglio investire 5.000 dollari. In questo caso non si può fare leva, ma solo in reale. E noi andiamo a investire 5.000 dollari in reale, cliccando qui, questo è il nostro stop loss, per cui diciamo che non vogliamo perdere più di 4.400 euro, cioè se il valore del nostro portafoglio scende fino ad arrivare a questo valore, la nostra posizione sarà automaticamente chiusa, per cui se io clicco investire, cliccando ad esempio sui grafici, Allocation Asset, possiamo andare anche a vedere da cosa è composto il portafoglio. 93,8% di ETF e 6,33% di indici. Cliccando poi su portafoglio, facendo un doppio clic, andiamo anche a vedere quali posizioni sono aperte nel portafoglio, quali tipologie di ETF e qual è l'importo investito. Per cui abbiamo VXX, TLT, che sono i bond americani a lungo termine,
SPI, che sarebbe lo Standard & Poor's 500, Queste Oro e così via. E le esposizioni in maniera percentuale. E qui possiamo anche andare a vedere le varie asset allocation. C'è anche un investimento sul dollaro americano. Qui possiamo vedere le statistiche di questo portafoglio da quando è stato creato. E diciamo che a parte un 2019 molto brutto, quest'anno ha reso abbastanza bene. Diciamo che vogliamo andare a copiare delle persone. Qui abbiamo i suggerimenti, ma diciamo che questi suggerimenti non ci piacciono perché noi abbiamo delle richieste diverse. Cosa andiamo a fare? Possiamo andare a fare una ricerca avanzata. E qui andiamo a selezionare alcuni parametri. Diciamo che io voglio copiare una persona valutando gli ultimi 24 mesi, 2 anni. Ok? Poi poniamo un profitto. Scusate, ma ho sbagliato. Ricominciamo da capo. Persone. Andiamo alla ricerca avanzata. Diciamo che vogliamo copiare una persona degli ultimi 2 anni. Ok? Poi torniamo indietro. La nazionalità non ci interessa. Copiatori non ci interessa. Vogliamo un profitto che sia basso, medio alto o alto. Io sinceramente qui cerco di mettere, diciamo, fra un 6 e un 15%. Perché è più o meno una rendita abbastanza sicura, nel senso che è raggiungibile più o meno da tutti, e che ha anche una di quelle rendite che vuol dire che chi sta investendo non punta ad essere un troppo esageratamente, diciamo, rischioso nei suoi investimenti. Poi torniamo indietro. Mesi profittevoli. Qui possiamo selezionare quanti mesi questo investitore può essere profittevole. Questo significa che anche la nostra percentuale di rischio si può alzare. Nel caso selezionassimo un rendimento molto basso, un numero di mesi molto basso, e una persona può essere un conservativo, per cui rischia poco, se ha un rendimento che si prolunga nell'arco dei mesi. Io di solito seleziono fra il 70 e l'80%. Poi torniamo indietro. Punteggio di rischio. Qui si può anche selezionare il rischio. Io seleziono solitamente un rischio medio, perché basso potrebbe dare dei profitti troppo bassi. Si può anche selezionare un drawdown settimanale, però sinceramente io sul drawdown settimanale non mi farei tanti problemi. Poi clicco applica e qui mi viene dato tutta una serie di investitori con i vari profitti totali e con i punteggi di rischio e con il numero di copiatori. Solitamente più copiatori si hanno e meglio è, però non è detto che sia sempre così, perché come vedete magari se è un periodo in cui la tipologia di investimenti che questo investitore fa non sono molto profittevoli, si ha una perdita di copiatori. Per esempio, una persona che mi potrebbe un po' scompinferare in questo momento è questo social investor, che ha un 11,53% di profitto, un punteggio di rischio 4 di profitto, 84 copiatori e sembra andare bene. Come si fa? Si clicca su copia. E si seleziona quanto si vuole copiare, per cui in base al proprio capitale presente su eToro si può decidere quanto si vuole investire in questo investitore. Diciamo che io voglio investire 10.000 euro e anche qui seleziono quanto al massimo voglio andare a perdere. Per cui diciamo che se la copia scende sotto gli 800 euro, le posizioni vengono chiuse. Copia trade aperti vuol dire che ogni volta che l'investitore chiude e apre una posizione nuova, queste vengono automaticamente chiuse e aperte, per cui si va a seguire completamente la tipologia di investimento che questo investitore utilizza. Se si declicca, declicca questa, se despunta questa casella, vuol dire che una volta che l'investitore chiude alcune posizioni, quelle nuove che verranno aperte non verranno aperte. Solitamente io consiglio di farlo. Cliccando su copia, abbiamo cominciato a copiare questo investitore e tutto questo va nel portafogli, anche se in questo momento molto probabilmente non c'è niente di aperto. Andiamo a vedere, sì, cliccando sull'investitore, infatti andiamo a vedere le posizioni e al momento tutti questi mercati sono chiusi perché c'è Google, Facebook, Microsoft, Amazon su tutti i mercati americani e poi abbiamo anche il Barrick Gold, per cui domani lunedì all'1:30, quando aprirà il mercato americano, a 2:30 quello che è, tutte queste posizioni verranno copiate.
Nel momento in cui si vuole chiudere una coppia, basta andare qui sull'investitore, si può rimuovere una parte dei fondi, aggiungere i fondi alle copie, impostare un copy stop loss, che è quello che abbiamo già fatto, magari cambiandolo, interrompere completamente la copia. Cliccando qui si vanno a chiudere tutte le posizioni. Se si vuole lasciare un messaggio sulla sua bacheca, se si vuole vedere il grafico dei suoi investimenti, per cui qui abbiamo il grafico da quando lui ha cominciato a investire. E possiamo spostarlo qui da giugno 2019, tutto il trading di questa persona, che tipo di trend ha avuto. Qui possiamo vedere il suo portafoglio, qui le sue statistiche, mese per mese, anno per anno, e qui il feed delle persone che scrivono sul suo profilo o di lui che lascia dei messaggi. Bene. Spero che questo tutorial sia stato di tuo interesse e ci vediamo al prossimo video.